io credo che dobbiamo essere davvero orgogliosi come paese, perché è un paese che sa mettere al centro anche la leadership femminile, il volto delle donne in un'esperienza di così alta eccellenza a livello internazionale. È un paese che è davvero pronto ad affrontare la sfida della modernità e del futuro. Lo stiamo facendo in un momento inedito, un momento che ci ha visto soffrire, parlo dell'esperienza drammatica della pandemia, ma il segno di questo salone che riapre e si riapre con tale creatività e intensità è il segno di un paese che tutto insieme si è messo al lavoro per rendere possibile non solo il superamento di quel momento drammatico, ma l'opportunità di non fermarsi. Se oggi qui ci sono questi espositori è perché il paese non si è chiuso, non si è fermato. C'è stata la campagna vaccinale, c'è stata l'azione importantissima che il mondo imprenditoriale ha messo in campo con quella tenacia, quella resilienza tipicamente italiana. E con questo stesso stile oggi noi vogliamo continuare ad affrontare un altro momento che la storia ci impone di guardare, che ha fatto irruzione nelle nostre vite, che è quello della guerra, con le ripercussioni drammatiche che questa ha nella vita delle donne e degli uomini in Ucraina, nella fragilità di un sistema democratico europeo che per la prima volta è chiamato a riconfermarsi con forza, non dando più per scontato ciò che era la libertà, la democrazia, un dato di fatto, e di riconquistarlo e di riconsegnarlo alle nuove generazioni. Ma c'è anche una crisi che è la crisi energetica, la crisi del recupero delle materie prime. Sono testimone dell'impegno del ministro Giorgetti in questa direzione costante di affiancamento al mondo imprenditoriale insieme a tutto il nostro governo. Ecco, io credo che lo stile con cui questo settore, il settore imprenditoriale italiano, sta reggendo l'urto anche di questa crisi è il modo migliore che noi abbiamo per dire non solo all'Ucraina ma all'Europa e al mondo intero che l'Italia convintamente risceglie lo sviluppo nella democrazia e nel rapporto anche della libertà e dell'uguaglianza tra i popoli. Quindi penso sia un segnale bello anche da un punto di vista della costruzione di reali e fattivi processi di pace e di democrazia.